San Siro, il Meazza, la Scala del Calcio. Nomi conosciuti in tutto il mondo, ma di cui probabilmente da qui a pochi anni dovremo cominciare a parlare al passato. Inter e Milan hanno infatti messo gli occhi sull'area dello stadio per costruire il loro nuovo impianto, che non sorgerà sulle ceneri del Meazza, ma ad alcune centinaia di metri. E come vedremo, sono diverse le motivazioni di questa scelta. Ma soprattutto dopo le ultime elezioni comunali, che hanno visto la riconferma di Beppe Sala per i prossimi 5 anni a sindaco di Milano, il tema dello stadio si è scaldato parecchio, e non solo perché il comune ha dato il via libera al progetto dei club assegnando l'interesse pubblico alle opere, ma anche perché una parte neanche tanto piccola della città si sta rivoltando contro il possibile abbattimento del Meazza tra ricorsi al TAR e referendum. Noi vogliamo fare un riassunto di come siamo arrivati fino a qui. La nebbia avvolge le grandi torri, le rampe d'accesso si intravedono appena nella scighiera milanese. Il Meazza si presenta così in queste mattinate invernali, un gigante semi nascosto che attende di conoscere il proprio destino, che viene deciso lontano dal suo prato verde e dai suoi 75.000 seggiolini. Per parlare di qualcosa di concreto bisogna tornare al 2018, con l'arrivo delle attuali proprietà dei club, il fondo americano Elliott per il Milan e la potenza cinese della famiglia Zhang per i cugini nero-azzurri. Ed è lì che si comincia a fare sul serio, al punto che il sindaco Beppe Sala, che in consiglio comunale sta cercando di far approvare il nuovo PGT, sollecita le squadre a decidersi sul nuovo stadio, purché, specifica il primo cittadino, il comune non finisca per perdere la proprietà del Meazza o averlo vuoto. Il timore di Sala è infatti il proverbiale cerino in mano. San Siro, che è di proprietà del comune, costa tra i 5 e i 10 milioni di euro l'anno per la manutenzione ordinaria. Se le squadre cancellassero gli accordi per cui oggi coprono queste spese, oltre a pagare un canone a Palazzo Marino, il comune si troverebbe con 75.000 posti vuoti e un buco in bilancio non indifferente. Per questo le interlocuzioni sono delicate. Le squadre chiedono più volumi per le attività commerciali che girano intorno allo stadio, mentre il comune cerca di mantenerle all'interno dei limiti imposti dal PGT e di ricordare alle squadre che il loro investimento, circa 1,2 miliardi di euro, dovrà impattare anche sul quartiere circostante, quello di San Siro, il più grande agglomerato di case popolari della città. Quello che però è chiaro fin da subito è che le squadre vogliono un impianto nuovo. Riqualificare San Siro non è economicamente sostenibile, spiegano, mentre avviano il concorso internazionale da cui sono usciti i due progetti ancora in gioco, gli Anelli e la Cattedrale. Ma nel 2019 ancora nessuno tocca il tabù Meazza, al punto che la possibilità di due stadi non suona come una follia. Non ancora, perché oltre allo stadio i club vogliono le aree oggi occupate dal Meazza per alberghi, negozi e altre funzioni simili. Per questo il nuovo impianto nascerà dove oggi ci sono un grande prato e una distesa di parcheggi. Al posto di San Siro ecco invece un grande parco. Dopo settimane di tira e molla, però, l'opinione pubblica convince la politica e i club a salvare, almeno in parte, lo storico impianto. Rimarranno in piedi le tribune del settore arancione, spogliate del terzo anello, e una torre, che saranno inglobati nel grande distretto dello sport che nascerà sulle ceneri del Meazza. Si arriva così ad oggi, con il comune che ha acceso il semaforo verde per le opere, iniziativa seguita inevitabilmente dalla nascita di comitati che si oppongono all'abbattimento del Meazza, chiedendo referendum e minacciando ricorsi a TAR e Corte dei Conti. Ma se è vero che il Meazza è patrimonio di tutta la città, è altrettanto vero che è uno dei, se non il, baricentro del quartiere di San Siro, periferico ma di grande rilevanza per Milano. Noi siamo andati a chiedere ai suoi abitanti cosa ne pensano dell'idea di perdere il Meazza. Io lo vedo favorevole, perché questa zona ha bisogno anche di servizi, oltre ormai al rifacimento completo, perché ormai il Meazza è semidistrutto. Questa è la mia opinione, ma soprattutto anche per fare servizi per questo quartiere. Diventare una city life, diciamo simil city life, per i ragazzi, per posti di ritrovo. Contrario all'abbattimento?
Perché trovo che come diciamo struttura sia qualcosa di veramente eccezionale, comunque, anche se ha delle piccole deficienze riguardo alle innovazioni e ai servizi, però si può sempre discutere, ecco. Contrario assolutamente. Perché ritengo che lo stadio possa essere rimesso, diciamo, a nuovo, ovviamente tra virgolette, e penso anche che in realtà il progetto non è un progetto a favore dei tifosi dello stadio, ma è solamente per dare valore alle società Milan e Inter, che oggi sono in possesso di finanziarie o di società cinesi che non danno nessuna garanzia né certezza di voler mantenere la proprietà o di seguire il progetto fino alla fine. Personalmente ho un'altra certezza, che la proprietà del Milan, che è una finanziaria americana, vuole l'approvazione di questo progetto solamente per poter rivendere la società a chiunque altro gli darà più soldi di quelli che hanno investiti, e potrebbe essere un pazzo del Kazakistan piuttosto che di un paese a noi totalmente sconosciuto, e quindi il progetto in realtà è una grande lottizzazione immobiliare, ma che serve solo a creare profitti a persone che col calcio non hanno nessuna voglia né intenzione di avere a che fare. L'importante è importantissimo lo stadio per il quartiere, prima di tutto perché crea movimento, porta gente, crea la sportività che è nato con questo quartiere. Questo è un quartiere sportivo e lo deve rimanere. Ecco, l'abbattimento del Meazza? Assolutamente contraria. Perché? Perché è storico, non si può abbattere una cosa storica, secondo me. Di non abbatterlo. Come mai? Perché è una struttura comunque già dove sono stati spesi parecchi soldi, si è stata rinnovata e tutto, ed è perfettamente funzionante, non capisco perché debba essere abbattuto. Potrebbe essere fatto una riqualificazione? Sì, eventualmente se ci sono delle cose da sistemare si sistemano, ma secondo me è uno spreco abbatterlo, e poi comunque anche è storico. Allora, ritengo che Milano si possa permettere anche due stadi come molte altre città, quindi sono propenso di non abbatterlo, anche perché abbattere un'opera del genere qui affumica tutto di polvere il quartiere. Per me è un grosso dispiacere, hanno già buttato giù l'ippodromo, che mancheria che buttasse giù anche allo stadio Orsi. Ecco, le squadre dicono che è necessario costruire un nuovo stadio e per la sopravvivenza delle squadre stesse. Potrebbero imparare a spendere meno.